Innanzitutto non ritengo che sia produttivo aprire una grande chiacchiera pubblica sul fatto se ci deve essere l'intervento militare o non ci deve essere l'intervento militare, perché queste sono cose che decide il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E mi sembra francamente improbabile che il Consiglio di sicurezza possa decidere per un intervento militare, diciamo, quella che oramai si configura come una sorta di guerra civile. Però ecco, è una di quelle tipiche cose su cui in Italia si aprono delle grandissime chiacchiere, ma le eviterei, che sono cose serie. Però certamente noi dobbiamo aiutare la popolazione, quindi bisogna portare aiuto umanitario, cioè dei casi, eccetera. E certamente dobbiamo accentuare l'isolamento, innanzitutto economico, del regime, perché insomma, la forza del Gheddafi è in una certa misura il denaro di cui dispone, e ci sono molti mezzi per accentuare l'accerchiamento economico del regime, insomma, per creare le condizioni perché innanzitutto perché questa guerra civile non degeneri in un massacro spaventoso, e per spingere Gheddafi in una condizione di isolamento che lo costringa a negoziare e ad andarsene. Questo non è facile. Io vorrei anche dire che il governo italiano ha detto un sacco di bestialità, diciamo. Tuttavia alla fine un paio di iniziative positive li ha prese, dobbiamo sostenerlo e incoraggiarlo, come l'idea dell'iniziativa umanitaria ai confini con la Tunisia e la Libia, o la decisione di mandare aiuti umanitari a Bengasi, il tentativo di prendere rapporti con questo Consiglio nazionale delle opposizioni. Quindi da questo punto di vista io credo che in un momento come questo bisogna criticare ma anche incoraggiare le iniziative positive del governo. Questo mi pare l'unica strada oggi per fare.